Buonasera, allora, a dispetto del clima un po' freddino, come si conviene di questi tempi, sotto Natale il clima invece è ancora abbastanza acceso nell'aula di Montecitorio, dove si sta ancora discutendo per il Salva Roma. E perché? Perché il clima è acceso, o meglio, si è riacceso e anche questa volta, diciamo così, per una puntualizzazione, per una osservazione, per un rilievo fatto dal Movimento 5 Stelle, perché è stata scoperta nella legge di stabilità un'altra norma, una norma che neutralizzerebbe la possibilità di rescindere affitti d'oro pagati dalla Camera e dal Senato. E ovviamente questo ha sollevato molte proteste, non solo i 5 Stelle, ma anche la Lega, e c'è stata anche un po' di bagarre in aula. Insomma, vedremo che cosa accadrà, perché si parla di una possibile correzione, sì, però solamente dopo Natale. Intanto però il governo ha messo la fiducia sul Salva Roma. Tutto questo mentre il ministro dell'economia Sacco Manni, proprio in queste ore, in questo pomeriggio, in una intervista, è tornato a parlare con parole di ottimismo, di speranza e di fiducia di un'uscita del nostro paese dalla crisi, una crisi che sta finendo, e anche però ha parlato di tasse, di lotta all'evasione, di quella mini IMU che ha promesso non ci sarà più. E poi c'è ancora la politica. Oggi Berlusconi è tornato a parlare, a dire io non mi arrendo, ha messo in guardia contro un possibile accordo tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico di Renzi. Dice che sarebbe pericolosissimo, non ci sarebbe scampo. Renzi, che da par sua punta molto per la ripresa del dopofeste per gennaio, non solo sulla legge elettorale, ma anche sul tema dell'occupazione, o meglio sul tema del lavoro, con un suo piano che sarà meglio spiegato più avanti, ma già qualcosa è trapelato. E poi ancora la protesta che continua al CIE di Ponte Galeri a Roma, ma anche a Lampedusa, e siamo alla questione immigrati. Qui un deputato del PD si è barricato all'interno del centro. La pubblicità e poi insieme i titoli. Ancora polemiche alla Camera. Il governo pone la fiducia sul decreto Salva Roma dopo che la Lega e i 5 Stelle hanno minacciato l'ostruzionismo per una norma che manterrebbe in vigore i cosiddetti affitti d'oro. Intanto Sacco Manni si dice ottimista sulla situazione economica. La crisi è stata lunga, spiega il ministro dell'Economia. Ne stiamo uscendo, bisogna avere fiducia. E la Camera ha approvato il disegno di legge sull'abolizione delle province e l'istituzione delle aree metropolitane, ma sulla vicenda, una vera storia infinita dei tagli alla politica, si riapre la polemica. Il ministro Delrio è soddisfatto, ma c'è chi dice che il provvedimento di fatto non semplificherà il sistema delle autonomie, anzi alla fine ci costerà di più. Matteo Renzi rassicura il governo: nel 2014 il premier sarà ancora Letta. Intanto il segretario del PD guarda al tema dell'occupazione e sta per mettere a punto un progetto su cui si punta su maggiore flessibilità in entrata, arginando gli abusi dei contratti a termine. Un'impostazione che apre il dibattito nel Partito Democratico con le altre forze politiche. Io non mi arrendo, non diserto il campo di battaglia. Berlusconi rilancia il suo impegno in Forza Italia e chiama a raccolta i moderati per riconquistare la maggioranza e per scongiurare lo scenario che più preoccupa il Cavaliere, un'alleanza fra PD e Movimento 5 Stelle che, dice Berlusconi, sarebbe la rovina nostra e del Paese. Un deputato del PD di origine marocchina si è barricato nel centro di accoglienza di Lampedusa e ci resterà, dice, finché non sarà ripristinata la legalità e i migranti saranno trasferiti. Al CIE di Roma intanto sciopero della fame per i 10 immigrati che si sono cuciti la bocca per protestare contro tempi di permanenza e condizioni della struttura. Non intendo impegnarmi in politica, la lotta per il potere non fa per me. Così Mikhail Khodorkovsky, l'ex oligarca russo graziato da Putin dopo 10 anni di carcere, nella sua prima conferenza stampa da Berlino parla e dice: il rientro a Mosca non è una priorità, e aggiunge: in Russia sono molti i prigionieri politici.